La prima metà del campionato è andata, adesso si riparte con sfide nuove e nuovi punti importanti e vitali da conquistare. Buon pomeriggio da Marcello Scano, benvenuti su Eleven Sports. Questa è la giornata numero 20 del girone B di Serie C ed è il Vanni Sanna di Sassari, il teatro di Torres Virtus Entel. Conosce bene Liviero con questa palla sul secondo palo di Akite, parata incredibile di Daniele Morra, subito un'occasione per la Torres, la fine va via, poi contrastato bene, cercata la profondità, Fagioli entra in area di rigore, Fagioli una finta su D'Ametto, destro Garau, fondamentale, di Akite a proteggere, non c'è fallo secondo l'arbitro, ne esce palla a piede Zappella. Bene, tra le linee Meazzi che può allargare il gioco. Tascone prende campo, limite dall'aria, Tascone una finta, destro! Garau, paratona, angolo per Lentella. Sovrapposizione di Lombardo, Liviero vuole Luppi, area di rigore, scarico, Lombardo, cross dentro, interessante, salta Ruocco, non la prende, Tesio ce l'ha sul destro, eccolo, murato, Lora, destro anche lui, deviato. Ma dallo stesso Ruocco che tra l'altro era in fuorigioco, si dispera Ruocco. Polisciata un po' schiacciata, in ogni caso poi Meazzi si riscatta con una bella giocata, la mette in mezzo, sinistro! E Andrea Corbari porta avanti Lentella. Quando siamo al 27esimo del primo tempo, Andrea Corbari fa Torres 0. Mattia Lombardo dalla bandierina, palla tagliata interessante che rimane lì, di Akite, ce l'ha sul destro, alto! Lizzer sulla seconda palla, Liviero che rialza un campanile, ancora Liviero, è salito Girgi, Ruocco ce l'ha sul destro, può pensare alla sua giocata, Ruocco, ancora Liviero, tacco di Liviero, Ruocco col destro, alto, ottima combinazione, male la conclusione però del 10 che si dispera perché è potente. Diachite a lottare, non c'è fallo, Diachite, area di rigore, dentro Scappini, palla per lui, tacco, non la prende bene, lì c'è Borra, poteva fare qualcosina di... Tutti dentro tranne Gianola. Lombardo sul secondo palo, Antonelli di testa, palla che rimane lì, ancora Antonelli che prova il destro, parata di Borra, palla viva, Lombardo destro, murato, la palla rimane anche per la Torres, ma prima c'è quest'angolo da battere, palla dentro, bassa, rimane lì, D'Ametto, testa, Antonelli, ancora lì, sinistro, fuori gioco. Era esploso il Vanni Sanna, ma c'è stato un fuorigioco. Ultima azione della partita con la Torres che proverà a pareggiare. Bene De Sena di testa, ma si chiude qui. L'arbitro Simone Gallipo manda la partita in archivio. Torres 0, Virtus Entella 1. In gol Corbari al 26esimo del primo tempo.